titolo quanto mai azzeccato oggi, colpi di tasse anziché colpi di tosse, per dire che comunque ci sono questi fastidiosi momenti in cui gli italiani devono mettere la mano nella tasca, e però oggi è una giornata decisiva per il governo sul nodo IMU e IVA, perché sul tavolo sono sempre le stesse posizioni, cioè vedere se si può in qualche maniera abolire totalmente o parzialmente l'IMU e poi evitare, scongiurare, cercare delle risorse per evitare l'aumento dell'IVA al 22% che è dietro l'angolo. E a parlarne con noi in studio ci sono Paolo Russo, giornalista della Stampa, un amico di Una Mattina, Gianluca Timpone, tributarista, e last, ultima ma not least, non la minima. Che parli inglese, guarda. Perché Antonella Gorret è anche l'ambasciatrice, diciamo così, più che la portavoce, l'ambasciatrice nominata sul campo dell'Agenzia delle Entrate, no? Quell'organismo che spesso noi cittadini temiamo peggio del diavolo, diciamo così, no? Sbagliando, ovviamente. I cittadini sbagliano sempre. Quello che è certo è che nel frattempo le manovre economiche si accavallano, ma complessivamente il debito pubblico non sta diminuendo, e vediamo in questa scheda perché. In English. Yes. La corsa del debito pubblico in Italia sembra non volersi fermare. La Banca d'Italia rileva che a maggio il debito delle amministrazioni è aumentato di oltre 33 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Il dato è ancor più disarmante se si pensa che nei primi 5 mesi dell'anno le entrate tributarie sono cresciute dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato su tutti riguarda le tasse locali, che negli ultimi 20 anni hanno subito un incremento di oltre il 500%, secondo uno studio della Confcommercio. L'incertezza su IMU, IVA e sulla riforma fiscale di certo non aiuta i contribuenti, che oggi più che mai si chiedono se per uscire dalla crisi sia opportuno ridurre tasse e burocrazia piuttosto che aumentarle. Russo, arriviamo a te, ci hai messo del tuo sulla Stampa di oggi a pagina 11. Siamo un paese che si impoverisce, Banca Italia. Abbiamo le prove. Esatto, si dice che la recessione si aggrava, ma come mai? Questa è una domanda che ci poniamo un po' tutti. Le tasse aumentano, gli italiani sembrano pagarle di più, forse non nelle percentuali sperate, ma comunque le pagano di più, eppure il debito, nostro debito pubblico, cresce in misura esponenziale. Il problema è un po' quello del cane che si morde la coda, perché la pressione fiscale aumenta, per coprire le falle si aumentano le imposte a livello nazionale, a livello locale, ma poi l'economia retrocede, colpa anche dell'aumento delle tasse che fa male sicuramente anche ai consumi. Quindi è un circuito, diciamo, assolutamente non virtuoso che si è innestato. Cioè, il paese non cresce, va indietro, i dati della Banca d'Italia ieri lo dimostrano, il PIL è nuovamente indietro dell'1,9%, i consumi sono nuovamente calati di oltre il 2% dopo un crollo di oltre il 4% dello scorso anno. Quindi la pressione fiscale aumenta, ma i redditi diminuiscono, quindi il gettito quindi non è maggiore. Quindi sono le tasse, diciamo, il punto dolente e quello che innesta questo circuito. Non è sicuramente quello della pressione fiscale. La pressione fiscale è una pressione fiscale mostruosa in Italia. Abbiamo in media quella del 53%, superiamo quasi tutti i paesi europei, salvo alcuni paesi scandinavi, che però hanno un'efficienza dei servizi ben più alta della nostra. Il problema è anche quello di una spesa pubblica che non è alta rispetto al resto d'Europa, ma spesso è inefficiente, con un peso della burocrazia sulle imprese, su anche noi singoli cittadini, che pesa anche proprio sull'economia, sulla capacità, diciamo, di essere competitiva della nostra economia, del nostro paese. Va aggredita quindi quella spesa improduttiva, e sulle tasse forse andrebbe onorato quel patto che mi sembra del governo Monti era stato sottoscritto con i contribuenti, istituendo quel fondo tagliatasse, cioè quello che l'Agenzia delle Entrate riesce ad ottenere con la lotta all'evasione, maggiori introiti dalla lotta all'evasione, reinvestirlo proprio per la riduzione delle imposte. Era stato istituito un fondo ad hoc, ma se ne sono perse le tracce. Antonella Gorret, al di là dell'IVA e dell'IMU, no? C'è la questione di come pagare le tasse, semplificare il processo. L'altro giorno sul Corriere della Sera c'era un articolo che probabilmente avrete notato anche voi, no? Quello di un cittadino, in quel caso era un deputato anche, che raccontava che
pagare le tasse non era facile, cioè fare il proprio dovere ai cittadini spesso non è facile, bisogna dirlo apertamente, è probabilmente uno di quei pesi che zavorra la nostra società. Sì. Che misure avete preso nel frattempo? Allora, uno, se mi è consentito fare un'attima premessa per... visto che insomma ci sono... Visto che sei ambasciatrice... Visto che sono ambasciatrice sul campo, e che è vero la pressione fiscale da noi è elevata, e ovviamente non si può negare, è anche vero che probabilmente è elevata perché per tanto tempo tante persone non le hanno pagate. Sì. Perché le tasse, anche in sé, e mettere la mano nella tasca, insomma, per rifarmi all'introduzione, è vero che non è piacevole, ma è anche vero che se ci sono dei servizi, sì, e comunque lo dobbiamo al fatto che quelle tasse le paghiamo. Giustissimo poi ricordarlo. È anche vero che chi non le paga, perché poi il compito dell'Agenzia delle Entrate non è né stabilire il livello di tassazione, né se l'IMU va pagato o meno, né se l'IVA, ma di recuperare quanto la gente spontaneamente non paga. Certo. È anche vero che ci sono delle persone che usufruiscono di servizi sociali, e spesso ce lo dimentichiamo, che ne so, l'asilo ha una tassazione agevolata, perché lo prendo dichiarando poco, pur avendo degli introiti, lo toglie a chi quei servizi ne ha diritto. Quindi chi non paga le tasse ruba nelle tue tasche, questo diciamo è il motto, esatto, diciamo, che bisogna ricordare agli italiani. Esatto. Quindi cioè, non bisogna mai andarci leggeri sull'evasione. Noi stiamo cercando di semplificare, sì, gli adempimenti. Ecco, come? E sono stati fatti approvate delle misure. Vabbè. Innanzitutto, per esempio, dico quelle più popolari, sotto i 75.000 euro non c'è più bisogno di fare una dichiarazione di successione. Per fare i lavori di ristrutturazione, che un po' tutti abbiamo fatto, visto che prima c'era l'agevolazione al 36%, quindi si recupera quello che uno paga, adesso è il 50%, non c'è più bisogno di mandare una dichiarazione al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, ma basta inserire nella dichiarazione dei redditi, sì, e quindi è stato accorpato un adempimento. Piuttosto che i commercianti che sono in ascolto, nel momento in cui mettono un registratore di cassa nel proprio esercizio commerciale, non devono più inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Pure sempre in tema di spese di ristrutturazione o spese sanitarie, che sono quelle che un po' tutti ci portiamo, certo, scomputo in dichiarazione, quando l'Agenzia delle Entrate ci scrive e ci dice, spesso quando abbiamo delle spese elevate, di presentare la documentazione, quindi mostrare i bonifici, le fatture eccetera, mentre finora bisogna andare nell'ufficio fisicamente a portare quella documentazione, a breve sarà possibile farlo online. A sono breve, tutti acceleriamo i tempi. Sì, okay. Ma noi ci proviamo, però non bisogna neanche non pensare dipende, che l'Agenzia delle Entrate sia tutta no, filiera. Certo. Noi facciamo il nostro... Ecco, bisogna dire anche che non dipende tutto da loro. Noi per esempio abbiamo una giungla vera e propria di sistema di agevolazioni fiscali o anche di incentivi alle imprese, dietro le quali anche lì insomma spesso si, certo, nascono dei furbi. Il 730 che è il modello semplificato e che dovrebbe essere un modello snello, proprio perché ciascuno, sì, di noi dovrebbe poterlo compilare, sì, con facilità, c'è un problema di fondo, proprio perché, come diceva Paolo, le agevolazioni sono tantissime, certo, è giusto che i cittadini che hanno diritto anche a una sola di quelle 600 e passa agevolazioni abbiano le istruzioni. Ecco perché agevolazioni.it. Saremo modo di parlarne poi, c'è un attimo, proprio un piano perché del governo per semplificare. Gianluca Timpone è stato silenzioso ma attentissimo fino adesso, e adesso dovrà fare il suo mestiere di tributarista ma anche di esperto commercialista, e quindi ci sono per esempio tantissime tasse che possono essere rateizzate, cioè è oro per quanto riguarda le famiglie in questo momento. Quali sono queste tasse? Qualche esempio? Allora, parlando, e come si fa? Ritornando al problema di semplificazione, anche per poter pagare delle imposte che per problemi di liquidità il cittadino non è stato in grado di poterle pagare, si può fruire di una sorta di rateizzazione. È importante però individuare il momento in cui tale richiesta di rateizzazione viene effettuata. Nel momento in cui noi, ad esempio, all'interno della dichiarazione dei redditi dichiariamo di dover pagare 10.000 euro e non lo facciamo, accade che l'Agenzia delle Entrate ci manda una prima, chiamiamo così, un primo avviso, e in quel primo avviso la sanzione viene calcolata ad un terzo, cioè anziché applicare la sanzione del 30% viene applicata la sanzione del 10%. È chiaro che se lo facciamo in quella data noi andremo a rateizzare una somma che è ridotta, con una sanzione ridotta. Discorso diverso invece quando
facciamo passare i 30 giorni, la somma viene trasferita ad Equitalia e ci arriva la cartella esattoriale. In quel caso l'imposta che non siamo stati in grado di pagare, ipotizziamo 10.000 euro, sarà maggiorata di una sanzione del 30%, quindi su 10.000 euro dovremo pagare in più 3.000 euro, al quale dobbiamo aggiungere gli interessi di mora che sono superiori al 5% e gli interessi di dilazione. Ad oggi, fortunatamente, l'Agenzia delle Entrate ha elevato il numero di rate per poter chiedere tale tipo di rateizzazione. Ad oggi è 72 rate, ma è stata elevata a 120 rate. In pratica, un debito erariale può essere rateizzato e pagato in 10 anni. È chiaro che però bisogna rispettare anche una serie di regole. Ossia, non bisogna non pagare 8 rate, anche non consecutive, in quanto in tale circostanza si perde il diritto a continuare il discorso rateale. In passato invece si parlava di 2 rate consecutive per poter chiaramente perdere il diritto alla rateizzazione. Fatto sta però che la rateizzazione comunque comporta ulteriori costi a titolo di interesse e a titolo di sanzione. Quindi se il contribuente è in grado di pagare subito l'imposta che non ha pagato, magari usufruendo in maniera spontanea, tali sanzioni vengono ulteriormente ridotte. Quindi il consiglio è quello di dire: se avete la possibilità di pagare le imposte non pagate, fatelo subito, non aspettate la cartella esattoriale. Quello delle tasse, per le rate, scusi, le paghiamo anche se stipuliamo un mutuo, cioè gli interessi per le rate fanno parte della nostra vita. Certo, dovrebbero essere più bassi rispetto a quelle calcolate sul mutuo. Ebbene, però stando così le cose, comunque ci limitiamo a quella che è la nostra realtà al momento e non quella che vorremmo che fosse. In collegamento da Milano c'è l'avvocato Paolo Martinello, che è il presidente di Altro Consumo, cioè una mano che si può dare in più ai contribuenti, al di là dei commercialisti, ai CAF, ai centri di assistenza fiscale, insomma. Le associazioni dei consumatori fanno tantissimo in questo. Quali consigli si sente di rivolgere, diciamo così, ai contribuenti vessati dalle tasse e magari con poca liquidità? Beh, intanto consiglio ai contribuenti che sono vittime purtroppo a volte di non solo di vessazioni ma anche di abusi da parte degli enti, non solo tanto dell'Agenzia delle Entrate, ma ci sono a volte delle situazioni in cui vengono pagate delle tasse non dovute. Noi stiamo facendo per esempio diverse azioni collettive in sede giudiziaria per recuperare l'IVA che molti, quasi metà degli italiani, hanno pagato sulla tassa rifiuti, sulla TIA, che secondo noi, come hanno già detto molti giudici, non doveva essere pagata. Parliamo di un valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro. Avvocato Martinello, ma non è automatica la restituzione dell'IVA se viene pagata in più o non dovuta allo Stato? No, non è automatica, perché in questi casi, in questo caso della tassa rifiuti, c'è proprio una diversa interpretazione della legge da parte degli enti, delle aziende che hanno applicato questa IVA, che poi l'hanno ovviamente girata allo Stato, ma che ritengono di aver fatto bene. Molti giudici, ormai persino la Corte Costituzionale, ha detto che non si poteva applicare l'IVA perché era una tassa quella che pagavamo sui rifiuti. La questione è aperta e vedremo come stabiliranno i giudici. Sulla tassa. Certo. Esatto. Che bello avere a che fare con questa giungla normativa, meraviglioso, diciamo, no? Una cosa che ci occupa il tempo. Tutto Tarzan, io Jane. Esatto. Guardi, sì, volevo dire che è importante anche la funzione che Altro Consumo e le associazioni svolgono proprio rispetto alle problematiche che venivano citate prima, non solo quella della semplificazione ma anche quella della certezza. Oggi le tasse in Italia non sono solo alte, come è stato detto, ma sono anche spesso, troppo spesso, variabili. Anche le cose positive, per gli ultimi provvedimenti molto interessanti sull'aumento delle detrazioni per gli interventi sul risparmio energetico da 50 al 65%, la proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni fino a fine anno, sono provvedimenti utili, ma come dire, presi in corso d'anno, variabili di anno in anno, che mettono il contribuente in una condizione di estrema incertezza, a volte anche di perdere queste agevolazioni. Ditemi voi perché mai uno deve essersi, come dire, affrettato magari 3 mesi fa a far dei lavori, magari fatti male, magari pagati più cari, nell'incertezza della detraibilità, per poi ritrovarsi una proroga addirittura con una detraibilità più alta. Queste sono
piccole ingiustizie. Paolo, un attimo solo, Paolo, una battuta finale. No, a proposito di incertezza, ecco, per esempio, quelle non aiutano di certo la ripresa dei consumi. Adesso i contribuenti non sanno se si dovrà pagare o non pagare l'IMU, se scatterà o non scatterà l'IVA. Oggi c'è una riunione importante del governo con i partiti di maggioranza. Probabilmente si andrà verso un rinvio, ennesimo rinvio per entrambe fino a anno, creando poi però alla fine un altro ingorgo fiscale. Bene. Che rischierà di mangiare le tredicesime degli italiani. Messaggio alla politica: fate presto e fate bene, semplificate la vita dei vostri cittadini che a volte vogliono pagare le tasse e non riescono a farlo. Tra l'altro. Allora, insomma, il messaggio è chiaro. Allora, noi ringraziamo tutti i nostri ospiti. Tornate a trovarci, perché il tema è da continuare. Tornate a trovarci, diciamo che tutto però è stato sistemato. Vi prego, perché sennò mi prende l'angoscia. Allora, noi ci ritroviamo domattina qui alle 6.42. Adesso linea Ingrid Muccitelli per Ciao, come stai? Noi ci vediamo domani.